praticamente un mese alle elezioni e sappiamo dai sondaggi che la prima forza politica è quella del Movimento 5 Stelle. Quando parliamo di Movimento 5 Stelle spesso parliamo di Rousseau, della piattaforma Rousseau, noi ci siamo chiesti ma in che relazione stanno Rousseau e appunto il Movimento 5 Stelle? Ci aiuta Paolo Flores d'Arcais, ben trovato, direttore di Micromega, filosofo, scrittore. Piacere. Buon pomeriggio. Allora, professore, partiamo dalle basi. Lo sentiamo nominare, ma chi era Rousseau? Beh, Rousseau è una delle grandi figure dell'intera storia della filosofia ed è uno dei protagonisti del Settecento, del pensiero del Settecento, che è l'epoca dell'illuminismo, un'epoca irripetibile per la ricchezza del pensiero. Ma con gli illuministi Rousseau spesso sarà invece in polemica, anche se contribuisce con dei suoi articoli alla Enciclopedia. Sarà in polemica perché non ritiene, come invece gli illuministi, che il progresso delle scienze e delle arti stia migliorando l'umanità. Anzi, pensa che progresso delle scienze e delle arti e soprattutto la ricchezza, cioè la diseguale distribuzione della ricchezza, abbiano corrotto gli uomini, abbiano peggiorato la loro natura e quindi la polemica sarà anche con grandi figure come Voltaire, come David Hume. Rousseau ritiene che il problema cruciale sia il problema politico, anche se in realtà dà un contributo fondamentale alla storia della pedagogia, la pedagogia, l'educazione del bambino che anche qui deve valorizzare le sue doti naturali e, talenti, non, no? E non, quindi l'educazione dell'epoca lui la considera pessima e sono due i concetti fondamentali, il problema dell'eguaglianza e il problema della democrazia. Oh, e qui diciamo in qualche modo arriviamo al Movimento 5 Stelle, perché c'è il tema della democrazia diretta. Quanto riescono poi nel Movimento 5 Stelle a tenere dentro l'idea di Rousseau? Guardi, in superficie possono esserci delle analogie, perché il mandato imperativo, per esempio, che è una cavallo di battaglia dei 5 Stelle. Quindi l'abolizione del vincolo di mandato si traduce in questo, no? Nel Movimento 5 Stelle. C'è nei 5 Stelle. L'idea della democrazia diretta assembleare c'è, solo che la questione della democrazia in Rousseau è una delle più complicate e anche contraddittorie, perché per Rousseau il sovrano è il popolo. Ma è il popolo in quanto insieme di cittadini che esprime la volontà generale. Ora, il concetto di volontà generale è molto contraddittorio, perché non si sa come si può esplicare, come lo si può perché controllare. Perché poi ha bisogno di rappresentanti e come si no, fa rispetto perché ai rappresentanti? Dice Rousseau che non può essere rappresentato se non da se stesso. Il potere collettivo. E allora, come si vota? Rousseau pensa che molte volte nella stessa democrazia diretta il cittadino venga fuorviato e manipolato da quelli che noi chiameremmo oggi i personaggi eccellenti. E al tempo stesso dice che per le deliberazioni importanti sarebbe necessaria quasi l'unanimità, ma poi che per le decisioni urgenti basta anche un voto. E insomma, quindi ci in sono realtà un po' di contraddizioni. Non sa come risolvere il problema. È un tema della diciamo che coinvolge anche il Movimento 5 Stelle, perché rispetto alla democrazia diretta la loro democrazia, sono, no, fanno dei la tentativi. Democrazia diretta, come la esprimono i 5 Stelle con questi slogan, sta all'opera di Rousseau come i baci Perugina con le loro scritte stanno a Giulietta e Romea. Ecco, è un non perdono tutta la complessità, appunto, di Senta, di professore, tematica. Ma prima di essere, diciamo, adottato dal Movimento 5 Stelle,
Rousseau era stato frequentato anche dalla sinistra. Beh, naturalmente. Guardi, 50 anni fa, domani saranno esattamente 50 anni dall'occupazione della facoltà di lettere. Alla facoltà di lettere di Roma, e negli anni precedenti, contava molto un marxismo eterodosso, quello di Galvano della Volpe e di Lucio Colletti, che è stato il mio maestro, al cui centro c'era esattamente Rousseau e Marx. Questa è l'opera fondamentale della Volpe, si intitola proprio così. Cioè l'idea che la democrazia parlamentare è una democrazia limitata, distorta, e che invece la vera democrazia per Marx è quella della Comune di Parigi, per Lenin quella di Stato e Rivoluzione, anche se questa tradizione di democrazia diretta si esprimerà molto di più negli avversari di Lenin, in Rosa Luxemburg e addirittura nell'insurrezione di Kronstadt, che ha delle tinte anarchiche. Ora, questa tematica della democrazia diretta, insieme alla tematica dell'eguaglianza, è certamente nel cuore di tutta la tradizione della sinistra. Sono questi due capisaldi, fino a che la sinistra è esistita. Oggi non se ne parla più di queste cose perché non esiste più. E quindi possiamo dire che è anche quello che resta a noi, cioè questi due temi in fondo restano a noi di Rousseau, cioè questo dobbiamo provare a considerare come messaggio politico ancora attuale. Io penso assolutamente di sì. Guardi, le dicevo, noi abbiamo fatto due numeri di Micromega dedicati questo è l'ultimo, al no? 68. 68, sì, sono Eccoli due volumi qua. Che presentiamo facciamoli domani vedere. All'università, perché il movimento del 68, che naturalmente non è che citasse Rousseau, ma traduceva una delle espressioni fondamentali di Rousseau, quando dice il popolo inglese pensa di essere libero, lo è solo quando elegge i membri del Parlamento, non appena li ha eletti è schiavo e non è più nulla. Il maggio del 68 lo tradusse in una forma molto più sintetica, che era francese, élection piège à con, che credo tutti capiscano, trappola per coglioni. E, per cui è evidente che i temi di Rousseau erano attualissimi 50 anni fa e oggi credo lo sono ancora. Più che mai, perché tutti sanno, anche se nessuno cerca di porre riparo, che le democrazie, questo lo dicono anche i grandi classici liberali, possono tollerare una certa diseguaglianza, ma quando le diseguaglianze esplodono come oggi, sono che sono mostruose, la democrazia inevitabilmente diventa a repentaglio. Grazie al professor Paolo Flores.